pomeriggio, eccoci in compagnia di Michele Ladisa, il segretario del Partito Meridionalista. In questi giorni si è parlato molto del documento programmatico della DIPE. Entriamo nel merito. Come ho già anticipato, qualche giorno fa il direttore dell'emittente televisiva Telenorba, Enzo Magistà, ha lanciato l'allarme di un ulteriore scippo ai danni del Sud. In particolare si riferiva a 21 miliardi di euro legittimamente destinati per legge al Sud e che invece, per necessità di rilanciare l'economia del Nord messa in ginocchio dal coronavirus, secondo un documento del DIPE, questi fondi dovranno essere destinati al Nord. Che ne pensa di questo eventuale ennesimo scippo ai danni del Sud? Intanto buonasera, rispondo subito che è una bella domanda e in sintesi non dovremmo meravigliarci di nient'altro di quello che accade da 160 anni a questa parte ai danni del Sud. Bene, ci troviamo davanti all'ultima mascalzonata, in quanto per legge nel 2017, una legge del 27 febbraio, la numero 18, si destinavano al Sud il 34% delle risorse. Il 34% corrisponde, è l'incidenza della popolazione del sud in Italia, nell'Italia meridionale per intenderci, non in quella che già si trova al nord da anni. Bene, di questi soldi non sono mai arrivati, però nel febbraio di quest'anno, in quel di Gioia Tauro, in Calabria, il presidente Conte, in compagnia del ministro per il Mezzogiorno, perché noi abbiamo ancora bisogno da buona colonia, di avere un ministro per il Mezzogiorno, ecco, dichiararono che erano disponibili 100 miliardi in più anni per il Sud, recuperando i 21 miliardi che dal 2017 ad oggi non erano stati più destinati, non erano più arrivati. Eravamo tutti felici e contenti, poi è arrivato il coronavirus. Con il coronavirus, il Dipartimento per la programmazione politica e delle politiche economiche, che fa capo a Palazzo Chigi, quindi al presidente Conte, ha fatto un documento che si è dichiarato segreto, tanto segreto come tutti i segreti strani di quest'Italia, finisce nelle mani di alcuni giornalisti, fra cui del quotidiano del Sud di Potenza, che è stato il primo a lanciare questo allarme, avendo letto appunto il documento, tra virgolette, segreto. Bene, a questo punto anche il direttore di Telenorba, che è la più grande emittente privata televisiva del Mezzogiorno, ha lanciato questo SOS, questo pericolo che questi 21 miliardi venissero tolti, in quanto in quel documento si parla chiaramente che a causa del coronavirus era bene rilanciare le aziende del Nord, quindi il Nord, attraverso appunto quei 21 miliardi che al sud non venivano più destinati, ma andavano a favore delle aree del nord. Ditemi voi se questo non è una porcheria in grande stile, una rapina, chiamiamola come si vuole, uno scippo, una grandissima mascalzonata. Infatti, ma questa chiaramente la mia è una domanda provocatoria, ma abbiamo visto che la pandemia ha colpito in larga misura il nord, in particolare la Lombardia, da sempre centro propulsore della vita economica. Ma è davvero giusto ripartire dalla Lombardia e comunque dalle regioni del nord per risollevare un po' la condizione italiana? Beh, francamente, secondo me il presidente Conte meridionale, no, non ha proprio voluto intendere, non intende a livello individuale e magari anche con tutto il governo, che l'Italia, come si suol dire, è una e unica, no? E allora, se fosse così, tutte le risorse dovrebbero essere distribuite equamente fra tutto il sud, fra tutto l'Italia, chiedo scusa. Ma c'è di vero questo, che si dimentica che comunque il Sud esiste e non è che ha un esercito, il 34% della sua popolazione, un esercito incredibile di disoccupati. Anche qui ci sono attività imprenditoriali, soprattutto di piccole e medie imprese. Quale migliore occasione avrebbe invece rappresentato il coronavirus per dare la possibilità al Sud di
di rinascere lui se stesso e di contribuire anche a quell'Italia unita tanta decantata in questi giorni proprio per il coronavirus. L'abbiamo visto sui balconi, l'abbiamo visto cantare la gente l'inno nazionale, ecco, Fratelli d'Italia, va bene, ma dinanzi a tutto questo è un'occasione persa, e un'occasione persa è molto grave, perché, ripeto, ne abbiamo detto poc'anzi, qui non solo non arrivano alla contribuzione ordinaria dello Stato, ma viene tolta quella che invece andava destinata. Quindi è una doppia cattiveria, è una doppia truffa, un doppio raggiro. Dovevano assolutamente pensare di ripartire proprio da quelle zone poco colpite d'Italia dal coronavirus, e approfittando di questo far ripartire le aziende del sud, l'economia del sud, e con essa poi il resto d'Italia. E invece no, si punta ancora sul nord, e questo è abbastanza grave. Noi del Partito Meridionalista lo sappiamo bene, e quindi lo stiamo denunciando ampiamente. Certo, è una mia constatazione, è proprio difficile da comprendere come non si riesca davvero a capire come è ora che si possa ripartire dal sud con un nuovo modello economico, dato che il modello del nord, abbiamo visto, sta facendo acqua da tutte le parti. E qui entra, secondo me, in scena il Partito Meridionalista. Che cosa appunto il Partito Meridionalista propone con il grave peggioramento creato dal coronavirus? Mi permetto di riprendere un discorso di carattere storico rapidamente. Dalle nostre parti, quindi da tutto il sud, si parla del grande tradimento di un ex ministro borbonico, prima dell'Unità d'Italia, poi confluito invece nello Stato piemontese. Non faccio manco il nome perché non ne vale la pena, ma ci ritroviamo dopo 160 anni in condizione di avere ugualmente ministri, presidenti di consiglio, sottoministri, sottosegretari del sud, mai come in questa circostanza, che avrebbero potuto appunto invertire una rotta veramente nefasta. Quindi a questo punto cosa ci rimane? Ci rimane di contare su noi stessi, sul popolo del sud, che questa volta deve ben capire di in quale situazione ci troviamo, in quella che ci troveremo molto molto grave. Allora noi abbiamo il sacrosanto dovere di difendere le nostre aziende. Da anni si parla di compra sud, cioè di cercare di comprare prodotti meridionali a più non posso. Questo per dare forza appunto alle nostre aziende e quindi all'occupazione. Dinanzi a questa cosa, in questo momento non è solamente un invito, è di più, noi dobbiamo renderci conto che nessuno ci viene incontro, nessuno ci dà una mano, e di conseguenza abbiamo il sacrosanto dovere di tenere aperte le nostre piccole botteghe nelle nostre città e nei nostri paesi, andare ad acquistare da loro per tenerli in piedi, e soprattutto pretendere da queste aziende locali, piccole, le attività commerciali artigianali, che abbiano nei loro scaffali prodotti del sud di qualsiasi tipo e genere, perché a questa pretesa devono seguire i nostri acquisti a tutto spiano. Il mio è un appello, quello del Partito Meridionalista, non è un appello solo rivolto al popolo, è rivolto a quanti da anni come noi si battono per il sud, e quindi i piccoli gruppi, i grandi gruppi, i medi gruppi politici che vogliono bene alla nostra terra. Tutti insieme dobbiamo, da questo momento, sì, noi dobbiamo sparare una potenza di fuoco sugli acquisti del sud, di prodotti del sud e delle nostre aziende. Vedo che anche l'emittente Telenorma lo sta facendo egregiamente, non solo l'emittente Telenorma, ma è la più grande, quindi citiamo loro, che sta rafforzando e incentivando la possibilità di comprare i nostri prodotti. Questa è la nostra difesa, perché se riusciamo a diminuire le capacità economiche e finanziarie del nord, faremo capire in maniera democratica ma rivoluzionaria che
da queste parti riusciamo a fare anche da noi e non costringeteci a fare molto di più da noi, visto che altri in questo momento vengono colpiti, altre regioni del nord vengono colpite dal coronavirus, sono lì sempre pretendendo una barca di soldi, loro che volevano l'autodeterminazione, che vogliono l'autodeterminazione. Bene, se questi sono i concetti di fondo, è bene che sappiano tutti quanti che anche il Sud è in grado di chiedere la propria autodeterminazione. Noi prima di arrivare a questo, però, pensiamo alla nostra terra in questo momento, che è in gravissime difficoltà, insieme all'intera popolazione e a tutte le categorie imprenditoriali. Benissimo, io mi associo a questo invito del Comprasud e ci congediamo con un bel in bocca al lupo. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci a tutti.